I principali rischi e modalità di prevenzione per i lavoratori agricoli. Sicurezza significa prevenire e ridurre i rischi di infortunio e di malattie causate dal lavoro. Le figure della sicurezza. In Italia il decreto legislativo 81/2008 tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. In ogni azienda ci deve essere un sistema di prevenzione che coinvolge le diverse figure che vi lavorano. Cominciamo a conoscerle. Il datore di lavoro è il responsabile dell'organizzazione dell'azienda, valuta i rischi per salute e sicurezza e nomina le figure della sicurezza. Il responsabile della prevenzione coordina le persone e i mezzi dedicati alla protezione dai rischi professionali. Il medico è responsabile per conto del datore di lavoro della tutela della salute dei lavoratori. Il rappresentante dei lavoratori li rappresenta in tema di sicurezza e salute e può essere eletto dai lavoratori stessi. Il lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella altrui. Deve rispettare le istruzioni del datore di lavoro, utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze pericolose, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza e protezione, segnalare eventuali pericoli, non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, non compiere manovre che non sono di sua competenza. Le misure e i mezzi di prevenzione. Per proteggere adeguatamente il lavoratore da rischi presenti in ambienti di lavoro, occorre impiegare i dispositivi di protezione individuale. Vediamo quali: mascherina, visiera, cuffie, guanti di gomma, scarpe, stivali e tuta. Non fare modifica ai dispositivi di protezione e chiedere al datore di lavoro di sostituirli se danneggiati. Il rischio biologico. Nell'ambiente di lavoro agricolo, batteri, virus, funghi, punture di insetti possono causare malattie. Utilizzare adeguati dispositivi di protezione individuale. Le ferite contaminate con terriccio o materiale arrugginiti possono infettarsi e provocare il tetano. Se non curata, l'infezione tetanica può portare alla morte. Effettuare la vaccinazione antitetanica e utilizzare i guanti. Il rischio vibrazioni. Gli strumenti vibranti e le macchine agricole trasmettono vibrazioni al corpo che possono causare malattie a carico degli arti superiori e della colonna vertebrale. Durante il loro utilizzo è opportuno usare sempre guanti specifici e fare adeguate pause e turnazioni ed effettuare adeguata manutenzione dei macchinari. Il rischio rumore. Le macchine ed utensili agricoli possono esporre il lavoratore a rumore che può danneggiare l'udito, comportando la sordità. Per prevenire è importante un'adeguata manutenzione e l'utilizzo di cuffie e tappi antirumore. Il rischio per gli arti superiori. Alcune lavorazioni agricole possono causare malattie della spalla, del gomito, della mano e dei polsi. Evitare movimenti ripetuti e non tenere le braccia sollevate a lungo al di sopra delle spalle e cercare di alternare i lavori. Lo spostamento di carichi pesanti. Sollevare, spingere, tirare o spostare un carico può causare sintomi e malattie della colonna vertebrale. Evitare quindi movimenti bruschi, lanci del carico o sollevamento al di sopra della linea delle spalle. Per alzare un peso è meglio piegare le gambe e avvicinare l'oggetto al corpo. Non ruotare solo il tronco, ma tutto il corpo. Se pesa troppo, dividere il carico. Utilizzare carriole e carrelli. Indossare sempre guanti e scarpe da lavoro. Il rischio chimico. I lavoratori agricoli possono essere esposti a numerose sostanze chimiche, ad esempio fitofarmaci, pesticidi, solventi e carburanti, che possono causare malattie della pelle, dei polmoni, del fegato, del sistema nervoso e anche tumori. Per l'utilizzo, leggere sempre l'etichetta e proteggersi utilizzando tuta, occhiali e guanti. Mentre si usano questi prodotti, non bisogna mai mangiare, bere o fumare. In caso di intossicazione, allontanarsi dalla sostanza, chiamare il responsabile del primo soccorso, non bere e ricordarsi di consegnare la confezione del prodotto al pronto soccorso. Il sole e il caldo. In estate, lavorare sotto il sole in ambienti chiusi e poco ventilati è a rischio di colpi di sole e di calore.
I sintomi sono mal di testa, vertigini, nausea e tremori che possono peggiorare fino a incoscienza e coma. Per prevenirli si consiglia di bere e bagnarsi frequentemente, di vestirsi con abiti chiari e leggeri di cotone e di coprirsi la testa, di fare pasti leggeri e non bere alcol, evitare sforzi troppo intensi nelle ore più calde. Qualora comparissero i sintomi, bisogna trasportare la persona in un ambiente fresco e ventilato, rinfrescandola con acqua fresca e facendola bere lentamente. Il sole e le radiazioni. L'esposizione al sole può causare malattie della pelle e degli occhi. Limitare l'esposizione nelle ore più calde e proteggersi con occhiali, cappello e creme solari. Indossare abiti che proteggono dal sole e non lavorare a pelle nuda. Il rischio elettrico. L'energia elettrica può esporre a pericoli che possono provocare ustioni, aritmie cardiache, perdita di coscienza, convulsioni e shock. In caso di incidente elettrico, togliere la corrente. Non toccare chi è ancora attaccata ad un cavo, perché c'è pericolo di morte, ma usare un bastone o un filo di plastica per staccarlo, mantenendo i piedi isolati. Non usare mai un oggetto metallico o bagnato. Durante i temporali, i fulmini possono provocare scariche elettriche. Evitare di restare all'aperto nei campi e toccare strumenti metallici o cercare riparo sotto gli alberi. Ripararsi, se possibile, in un luogo chiuso. I segnali della sicurezza. Ogni cartello presente nell'azienda ha un colore e una forma specifica con un preciso significato. Vediamoli insieme. Vietato l'accesso alle persone non autorizzate. È obbligatoria la protezione del corpo. Sono obbligatorie le scarpe di sicurezza. È obbligatorio l'uso dei guanti protettivi. Attenzione, caduta con dislivello. Uscite di emergenza. Pronto soccorso. Estintore. Le donne e il lavoro. La normativa attuale italiana tutela le lavoratrici in stato di gravidanza. In caso di gravidanza, la lavoratrice deve comunicarlo al più presto al proprio datore di lavoro, che valuterà se la mansione svolta sia compatibile con lo stato di gravidanza. L'alcol, le droghe e il lavoro. La legge vieta il consumo di alcol e droghe nei luoghi di lavoro e durante l'attività lavorativa. L'alcol è una sostanza tossica per il nostro organismo che può portare a dipendenza, malattie, incidenti e infortuni lavorativi. Tutte le droghe hanno conseguenze sulla nostra salute: dipendenza, depressione, alterazioni psichiche, malattie del cuore, danni cerebrali e morte. Il consumo di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti altera lo stato di salute e mette a rischio la salute e la sicurezza del lavoratore e di chi gli sta intorno. Il primo soccorso. Per qualsiasi infortunio o malore, chiamare l'addetto al primo soccorso che darà la prima assistenza e, se necessario, chiamerà i soccorsi all'112. Evitare gli incidenti in agricoltura. L'agricoltura rappresenta un settore ad alto rischio di infortuni anche gravi e mortali, spesso dovuti ai macchinari e all'ambiente di lavoro, dove non sono adeguatamente segnalati i pericoli. È importante mantenersi a distanza di sicurezza dalle macchine mentre sono in movimento. Evitare vestiti larghi, collane e bracciali che possono essere presi dagli ingranaggi delle macchine e causare gravissime ferite e anche perdita degli arti. Non rimuovere i dispositivi di sicurezza delle macchine. Mantenere in ordine gli ambienti e le attrezzature di lavoro. Proteggere la salute e la vita rispettando le regole.